Albano Carrisi, il celebre cantante pugliese, è stato sottoposto oggi, mercoledì 27 novembre, a un intervento chirurgico a Roma. L'operazione è stata eseguita presso la casa di cura Villa del Rosario dal professor Lino Di Rienzo Businco. Secondo quanto dichiarato da Albano e dal suo chirurgo, la motivazione dell'intervento sarebbe stata la raucedine che il cantante aveva da tempo, probabilmente causata da una sinusite. Il problema principale per Albano era rappresentato dagli abbassamenti improvvisi della voce che minavano le sue capacità canore. Dopo l'operazione, il chirurgo ha rilasciato una breve intervista alla Den Kronos, spiegando che si è trattato di un intervento sulle alte vie respiratorie, della durata di circa 20 minuti, ad alta tecnologia di chirurgia endoscopica mini-invasiva. Fortunatamente, l'intervento è andato bene e non ci sono dubbi sul fatto che Albano possa partecipare al prossimo Festival di Sanremo. Il cantante ha dichiarato di aver inviato 3 brani a Carlo Conti e di essere fiducioso. Albano è tornato sui suoi profili social per rassicurare i fan e spiegare loro cosa fosse successo e perché avesse deciso di sottoporsi all'operazione. Loredana Lecciso, la compagna di Albano, non ha potuto essere presente in clinica con lui a causa di un intervento alla pelle. Albano ha ringraziato i fan per l'affetto ricevuto e ha assicurato che tra pochi giorni tornerà alla vita di tutti i giorni. I fan hanno inviato numerosi messaggi di pronta guarigione al cantante in vista.